Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi continuiamo con le interviste e andiamo a incontrare una storica dell'arte. Perché? Perché parleremo di un posto che non possiamo purtroppo in questo momento visitare di persona, ma visiteremo virtualmente. Prenderemo un aereo virtuale fino a Rotterdam e un treno da Rotterdam a Delft, che è una cittadina che si trova circa mezz'ora da Rotterdam per andare a scoprire le bellezze di questo posto, ma soprattutto andare a scoprire perché è così famosa. Delft è famosa per la ceramica bianca e blu che la contraddistingue, ma anche e soprattutto per aver dato i natali al pittore Vermeer, Johannes Vermeer von Delft, che è il pittore e l'autore della celeberrima ragazza con l'orecchino di perla, che ormai è diventata iconica. Ecco perché oggi ci accompagnerà Claudia Parca, che è una storica dell'arte, laureata in conservazione dei beni culturali e è anche guida museale. Buongiorno Claudia. Ciao Sara, ciao a tutti. Sì, oggi facciamo un tuffo nella città di Delft, meravigliosa, come hai detto, è famosissima per le sue ceramiche, ma anche per aver dato i Natali a Johannes Vermeer, pittore che nasce nel 1632 a Delft da una famiglia protestante. Grazie però al matrimonio dei Vermeer con la famiglia cattolica. Perché diciamo calvinisti e cattolici? Perché tutto sommato questa contrapposizione la troveremo in tutta l'arte di Johannes Vermeer e in tutta la società olandese del Seicento. Quindi abbiamo detto che si sposa con una cattolica, Maria Tienz, la suocera, era proveniva da un'importante famiglia di Buda e aveva, diciamo, una ricchezza sicuramente diversa da quella della famiglia d'origine di Vermeer. Così conosciuto Vermeer, tanto da Allora, diventare con il suo la ragazza con l'orecchino di perla quasi un simbolo dell'Olanda del Seicento. esattamente, Sara. Vermeer in realtà fu un pittore abbastanza conosciuto durante il Seicento. Lavorò con pochissime opere, con pochissimi quadri, circa 40 in tutta la sua vita. Ma alla ribalta nel Novecento e soprattutto nel nostro periodo fu grazie alla ragazza con l'orecchino di perla. Sappiamo tutti che grazie a Scarlett Johansson, che raffigurava questa popolana, questa domestica che si innamorò del pittore Vermeer, venne in qualche maniera conosciuto in tutti gli angoli del mondo, no? Il regista si rifece al libro di Tracy Chevalier. Nella realtà purtroppo non sappiamo se le cose sono andate realmente così. Sappiamo però che uno sguardo di noi spettatori, non possiamo non rimanere innamorati di questa figura. Intanto è una figura che guarda verso di noi, verso lo spettatore. La bocca è leggermente socchiusa e ci sembra quasi di vedere l'umido della saliva, no? La materia viene resa da Vermeer forse come nessun pittore al mondo. È davvero un pittore materico, con questa luce sempre naturale. Quindi questa fanciulla, così sensuale nell'atteggiamento e nello sguardo verso noi spettatori, diventa in qualche maniera l'icona della sua arte. Ormai viene accostato Vermeer alla ragazza con l'orecchino di perla, però non è così. Troviamo Non è così perché c'è molto tantissime. altro, c'è molto altro. C'è molto altro e anche vogliamo parlare un po' della Lattaglia, un'altra figura femminile sempre meravigliosa e forse più rappresentativa nella sua realizzazione pittorica. La Lattaglia è una donna ripresa in un'attività quotidiana, cioè sta facendo il suo lavoro. Però che cos'è che lo fa grande? E che cos'è che ci colpisce di quest'opera? Il fatto che questa donna, quindi che rientra nella pittura di genere, è una donna che ha una dignità davvero unica. La pittura di genere, quindi una pittura
popolarissima nel Seicento, è molto differente rispetto alla pittura di genere italiana, quindi con Caravaggio che rendeva tutte le scene tendenzialmente sul drammatico. La pittura di genere olandese invece è una pittura dove la borghesia, che è la committenza, vuole la dignità del sé, cioè la realizzazione della personale. Ecco di nuovo l'etica calvinista che ritorna nelle opere di Vermeer. Guardiamo un attimino la stanza, una stanza spoglia, anche abbastanza povera. La donna ha alle sue spalle un muro semplice, anche un po' dove si vede l'umidità, e la luce entra dall'esterno verso l'interno. C'è una Non so. simbologia in tutto questo, in ogni elemento che hai elencato? Sì, allora per esempio la perla è un simbolo di purezza, la luce è una luce che viene appunto dall'esterno, quindi è una luce naturale e si dice che utilizzasse per le sue prospettive, eccetera, la camera oscura, quindi attraverso una serie di proiezioni, no, di lenti si realizzava in qualche maniera una fotografia, potremmo dire ante litteram dell'opera. Quindi il fatto che lui utilizzi, per esempio, ecco, nella lattaia il pane, il latte, simbolo di semplicità, anche questo è una sorta di pittura, non tanto aneddotica o moralista, tipico del periodo calvinista, ma lui voleva rappresentare questo microcosmo, seicentesco, quindi, fatto di realtà sociale ed economica sospesa, potremmo dire. Le donne che sono ferme nell'attività quotidiana, oppure per esempio mentre stanno leggendo delle lettere, mentre suonano, sono bloccate in questa atmosfera, potremmo dire, no? Di sospensione, sono tutte concentrate nell'atto della propria attività. Perché ci piace così tanto? Perché ci rispecchiamo in lui, ci rispecchiamo nelle opere che lui fa. È anche molto fotografico, no? Come tu dicevi, forse avrà usato la camera oscura, forse no, non si sa, si ipotizza di sì. Però quello che si nota è di aver cristallizzato un momento e anche Bravissima. un'espressione, no? Un'espressione del viso, un sentimento, cosa molto evidente nelle donne che leggono le lettere, per esempio. Esattamente, c'è una nella donna in blu, se facciamo un esempio, noi spettatori potremmo pensare che è una lettera d'amore, però potrebbe anche non esserlo. In realtà quello che ci viene da considerare è proprio questa intensa concentrazione psicologica di questa giovane fanciulla. Dell'alta borghesia, no? Probabilmente lo vediamo dall'ambientazione in cui lei si trova e anche dagli abiti che lei sta indossando, ma sta leggendo. E come abbiamo detto prima, di nuovo è ambientata all'interno di una stanza, di nuovo una luce che viene dall'esterno. Mai come in Vermeer, la resa materica è forte. Se noi avessimo la possibilità di prendere una lente di ingrandimento e di verificare la pittura, ci accorgeremmo che lui utilizza tanti tocchi, tanti piccoli tocchi di colore e di luce che ci fa la materia davvero unica al mondo. Per prendere in esempio Philippe Daverio, lui diceva che mai il pane fu più pane, no? Nella lattaglia precedentemente, oppure guardiamo nella ragazza in blu anche la veste, l'abito. Considera Sara che lui non disegnava, ma pitturava direttamente sul supporto, quindi capisci che aveva una maestria davvero, davvero unica. Consideriamo pure che iconograficamente Vermeer era molto lontano dalla iconografia italiana, però lui sicuramente i pittori italiani li conosceva e li conosceva anche molto bene. Vuoi perché lui era un mercante d'arte e vuoi perché comunque giravano i trattati.
i trattati della pittura, quindi chiaramente lui era uno che studiava e quindi si è tanto distante iconograficamente all'arte italiana, da un punto di vista tecnico, di pittura era molto legato, insomma, alla tradizione italiana. È unico nel suo genere, mentre in De Hoek, o in tanti altri suoi contemporanei l'aspetto moralista, aneddotico è così importante. In Vermeer no, in Vermeer ciò che è importante è la pittura. Il suo mondo è un mondo popolato da donne, quindi io direi viva Vermeer! E mai come in questo periodo, insomma, Vermeer è così grande proprio perché per lui la donna era il suo mondo. È vero che la radice è una radice anche qui che del 600 olandese, pensa che il fratello della moglie di Vermeer, che era un uomo molto violento, riuscì in qualche maniera a colpire fortemente la moglie, ma venne condannato. E mi ha colpito il fatto che già nel 600, insomma, ci fu questa grande attenzione al mondo femminile e così Vermeer. Prendiamo per esempio la donna che si sta allacciando la collana di perle, vedi di nuovo la perla che ritorna, quindi il simbolo della perla, di nuovo la donna. Lei è concentrata nel momento in cui si sta allacciando o slacciando la collana di perle. Perché te la voglio mostrare questa ragazza? Perché è una pittura di genere anche abbastanza classico. Lei si sta specchiando. Intanto guardiamo la giacca, questa giacca con l'ermellino. In un archivio di Delft si è trovato in un inventario che questa giacca era posseduta dalla moglie. Quindi ci fa capire che spesso ciò che troviamo nelle opere di Vermeer sono elementi reali, quindi probabilmente la moglie era la modella, probabilmente la pelliccia era davvero esistita. L'attenzione ai particolari, guarda l'acconciatura di questa fanciulla. Il fatto che lui non disegnasse, ma lavorasse con il colore e la luce, fa sì che tutte le linee sembrano anche un pochino sfumate, ma è tutto così compiuto, così meravigliosamente reale. Altra opera, secondo me, da prendere in esame in questa nostra chiacchierata, Sara, è la Francesca che porta la lettera alla sua signora. Se noi la guardiamo, quest'opera, vediamo che è bloccata nel momento in cui c'è la sorpresa di ricevere questa lettera. Lei ha appena finito di scriverne una, quindi ci lascia nella sospensione. Chi avrà scritto questa lettera? Il suo amato, oppure un familiare? Se noi facciamo un confronto quindi, tra la Francesca e la giovane che porge la lettera alla sua signora, vedremo che qui Vermeer compie un ulteriore passaggio, perché c'è la stanza nella stanza. Abbiamo visto, no, gli elementi che si ripetono, però ogni volta, anche nella ripetizione, troviamo una situazione ed una scena completamente differente. In questo caso, per esempio, Claudia, abbiamo il museo di Den Haag dell'AIA, Mauritshuis, penso che si legga così in olandese, Esatto, dove sono conservate molte opere di Vermeer. esattamente. Come vedi, si vede benissimo la veduta di cui abbiamo parlato poc'anzi. Guarda anche la ragazza con l'orecchino di perla. Ti faccio notare una cosa particolare. Vedi che la dimensione è una dimensione contenuta. Questo perché sono opere di committenza borghese, no? I quadri di Vermeer li troviamo nel fornaio dove la moglie comprava pane, perché come
il livellamento sociale di questa borghesia, no? Piccola, media e grande, non era tanto all'esterno, in realtà erano un po' tutti simili all'esterno, ma erano nei dettagli. Quindi era anche una società abbastanza livellata, come hai detto tu, da potersi permettere anche, insomma, di godere, di fruire dell'arte che invece in Italia era sempre legata ai grandi committenti, Alla alla chiesa. Chiesa. In Olanda, nonostante ci fossero gli Orange, la committenza era una committenza comunque borghese, la committenza della chi deteneva l'economia del paese. Parlando dei paesaggi, Vermeer, quanti ne ha ritratti? Insomma, era un pittore di paesaggi oppure no? Allora, assolutamente no. Ma ci ha lasciato due opere di una modernità incredibile, La Stradina, che ci colpisce per questa atmosfera quasi dickensiana, ma ci colpisce perché è una stradina banale, una stradina banalissima, probabilmente quella di fronte casa del pittore Vermeer. E il protagonista è questo muro anche un po', se possiamo dire, insomma, rovinato, no? Danneggiato. Nel 1600, intorno alla metà del 600, Delft fu distrutta da un incendio. Morì anche un grandissimo pittore, suo contemporaneo, Fabricius. E tutto ciò che si svolge nella stradina, quindi i bambini che giocano, la fanciulla che sta cucendo, la giovane che invece probabilmente sta lavando nel mastello nel cortile di casa. Sono dei piccoli particolari che, diciamo, però sono un tutt'uno con la vera protagonista, cioè la strada. Quindi vedi, di nuovo questa modernità che riaffiora. Ti vedo che hai mostrato La Veduta, e La Veduta è l'altra grande opera all'esterno di Vermeer. È grazie a questa veduta che Vermeer, alla fine dell'Ottocento, venne riscoperto. Touré, un viaggiatore dell'epoca, vide questa veduta, si innamorò per tanti motivi. Intanto perché c'è questa luce incredibile. Tutti gli edifici sono specchiati da questa luce del mattino, tranne gli edifici probabilmente in primo piano, che sono in qualche maniera offuscati dalle nuvole in primo piano. E mai come in quest'opera di Vermeer possiamo pensare che lui abbia utilizzato la camera oscura. Questa veduta è una veduta della parte sud della città, verso Rotterdam, per intenderci. È quasi una fotografia dell'epoca, potremmo dire. L'Olanda, diciamo che per me è una terra magica, sia perché comunque ha lasciato grandissimi pittori, no? Pensiamo a Vermeer, a Rembrandt, o a tanti altri, a De Hoek, ma è una meraviglia anche da un punto di vista strutturale, quindi questi canali, questa luce, chi è stato in Olanda si può rendere conto, no? A giugno andare in Olanda, cioè alle 9 di sera c'è ancora questa luce, come possiamo dire, palpabile, che io trovo davvero nelle opere di Vermeer. Sì, quasi un impressionista, no? Forse anche per quello è stato riscoperto nell'Ottocento, dopo un periodo di oblio, chissà. E perché è stato dimenticato invece Vermeer? Allora, diciamo che come un po' Rembrandt hanno avuto una sorte negativa anche da un punto di vista economico. Sappiamo che ci fu la guerra tra Francia ed Olanda che determinò in qualche maniera problemi economici al pittore. Riuscì a malapena a sostentare questa numerosissima famiglia, aveva 11 figli. Era un po' il contrario di Rembrandt, che invece faceva tantissimo. Sono due personaggi che sarebbe davvero carino vedere le differenze tra questi due pittori, però una cosa li accomuna. Vermeer lavorava poco, nel senso lento, metodico. Rembrandt fece tantissime opere. Uno indagava poco, l'altro invece cercava sempre di aprire le porte dell'animo, però hanno avuto tutte e due una stessa fine, cioè sono morti lasciando le finanze in un disastro totale.
E quindi sappiamo che Vermeer, avendo fatto poche opere e la moglie dovette vendere, sono state, diciamo, sparpagliate tra i vari possessori e per 2 secoli, insomma, non venne più considerato. E poi, grazie all'interessamento appunto di Toré, lui venne riportato alla ribalta e venne fatta un tentativo di una prima riunificazione nel Novecento delle opere di Vermeer, però purtroppo la città di Delft non ha più nessuna sua opera. Invece per vedere le opere dal vivo, dove consigli di andare? Quando si potrà chiaramente rientrare nei musei? Dobbiamo girare un po' per l'Olanda, dobbiamo andare ad Amsterdam, dobbiamo andare al Rijksmuseum, dove, insomma, al di là delle opere di Vermeer, sappiamo che, insomma, troviamo opere magnifiche di tantissimi altri autori. Dobbiamo andare all'Aia, alla Maurice House, dove lo stesso troviamo dalla ragazza con l'orecchio di perla. Ma tantissime altre opere. Poi dobbiamo andare in Germania, a Berlino, a Dresda, al Gemälde Gallery oppure in America. Quindi purtroppo tutte le opere conosciute sono tutte fuori. Quindi non ci resta che viaggiare, Sara. Allora speriamo con questo augurio Vero? di tornare a viaggiare, di avere la possibilità tutti quanti, insomma, chi più chi meno, di spostarsi. Allora ringraziamo Claudia per questo excursus Grazie veramente a te, interessante, questa piccola lezione d'arte. Speriamo di aver messo un po' di curiosità in chi non lo conosceva e di aver approfondito alcune cose. Invece per chi già lo conosceva, ringraziamo Claudia Sara. Grazie a te, Sara, di cuore. e Spero. diamo... Sì, dici, dimmi, dimmi. No, speriamo, ecco, magari se piacerà, eccetera, di fare magari, ecco, sempre in Olanda, magari parleremo di Rembrandt. Perfetto, Volentieri, volentieri, sì, accettiamo la tua proposta, volentieri. E quindi ti ringraziamo e diamo appuntamento alla prossima intervista, chissà insomma di cosa parleremo.